Ciao ragazze, ciao ragazzi, sì lo so, oggi sono stranissima. Numero uno, ho fatto la creatina ai capelli, devo aspettare 3 giorni prima di poterla risciacquare e quindi ho i capelli dritti dritti come spaghi, praticamente un po' unti dalla creatina e decisamente viola barra argentati grigi. Finalmente domani posso lavarli e saranno bellissimi, super morbidi grazie alla creatina, però appunto queste 72 ore quando la faccio sono sempre tragiche perché non posso toccare i capelli in alcun modo, metterci elastici, cioè niente di niente, quindi fate finta che i miei capelli siano normali, anche se sono decisamente indecenti, ok? Grazie. Seconda cosa, ho questo rossetto glitterato di Too Faced. Io non ho mai, cioè non indosso mai rossetti glitterati, oggi mi andava così. Forse perché è mezzanotte, io filmo quest'ora perché sono completamente fuori di testa e vivo di notte e dormo di giorno sostanzialmente, e quindi mi ha preso questa cosa di mettere un rossetto glitterato. Secondo voi come mi sta? Io sono molto indecisa tra è decente, mi piace e fa schifo, fatemi sapere, insomma agli estremi proprio. E altra cosa che è strana e noterete sinceramente è che non sto indossando mascara. Perché? Perché oggi testeremo ragazzi la nuova frontiera di tutti i mascara. Questo mascara io l'ho visto messo alla prova in diversi video qua su YouTube ed è pazzesco ragazzi, nel senso che ti fa le ciglia, cioè tipo quelle sotto che ti arrivano fino a qua. È una cosa che io non avevo mai visto, è la nuova frontiera dei mascara, il mascara delle nuove generazioni praticamente. Stanno impazzendo per questo kit in Asia e quindi io ho voluto assolutamente procurarmene uno. Non è stato facile, ho dovuto aspettare un sacco, ma finalmente mi è arrivato. Allora ragazzi, questo è appunto un kit, è un set composto da due prodotti. Uno è una specie di gel, vi faccio vedere. Allora, il brand si chiama Unique e questo è appunto, loro lo chiamano Moodstruck Transplanting Gel ed è un gel nero scuro che dovrebbe servire a creare una specie di pellicola in modo che poi il secondo prodotto di questo kit possa andare ad appiccicarcisi su, cioè le Moodstruck Natural Fibers, cioè sono queste fibre sottilissime, finissime, che vanno praticamente a mimare, cioè vanno ad attaccarsi alle tue ciglia e vanno a renderle molto molto più lunghe, addirittura del 300%. Ed è vero ragazzi, perché l'ho visto nei video su YouTube, l'ho visto utilizzare ed è veramente una cosa assurda. Da quanto ne so però questo effetto è molto complicato, molto difficile da raggiungere, ci vuole molta pratica, molta pazienza e ci impiegheremo un po' di tempo, quindi non ci resta che provare. Stavo leggendo le istruzioni perché naturalmente ti danno questo manuale e appunto questo è il brand, se siete interessati, e appunto si chiama Unique. E qui c'è scritto, numero uno, applicare, sto traducendo dall'inglese, applicare uno strato sottile del tuo mascara preferito su entrambe le ciglia, insomma su entrambi gli occhi, e lascia che si asciughi. Io ho già preparato questo che è il False Lash Epic di Max Factor, che mi sta piacendo un sacco. Notare che questo ha anche la mia firma, c'è scritto Nicole, quindi ringrazio ancora Max Factor per avermi spedito il mio mascara personalizzato. Poi applica uno strato uniforme del Transplanting Gel sulle ciglia, quindi poi andremo appunto ad utilizzare il gel nero che vi ho fatto vedere poco fa dal kit. Step numero 3, immediatamente prima che il gel abbia il tempo di asciugarsi, applicare le fibre sulle ciglia. Step numero 4, sigillare le fibre con un altro strato del Transplanting Gel. Consigli, lavorare su un occhio alla volta, ok? Poi, utilizzare un pettinino per separare le ciglia e eliminate clumps, è per praticamente eliminare i cumuletti che si creano, applicare le fibre 3D quante volte desideri, ma assicurati di fissarle con il transplanting gel ogni volta.
se applichi troppe fibre in uno step solo, ti cadranno sulle guance. Ok, penso appunto che sarà un procedimento molto molto lungo, ma sono altrettanto curiosa di vedere come sarà il risultato, quindi direi di iniziare. Armiamoci di pazienza, forza di volontà, spero di essere brava come le ragazze che ho visto, perché vi giuro, su Instagram, su YouTube, l'effetto ragazzi, cioè, è pazzesco. Ok, ci siamo, vado ad applicare il mio mascara intanto su tutte le ciglia, quindi sopra e sotto, e su entrambi gli occhi, perché lavoreremo su entrambi gli occhi. So che nei tre consigli, il primo consiglio era non lavorare su entrambi gli occhi, però... visto che vorrei provarlo su tutti e due gli occhi e non ho 6 ore a disposizione, è così che andremo a fare. Intanto, mentre aspetteremo che si asciughi uno strato, andremo a lavorare sull'altro occhio. Secondo me ha un senso. Sì, questo mascara già di suo è pazzesco, da cioè notare un occhio e l'altro. È veramente, veramente pazzesco. Comunque, proseguiamo. E come vi dicevo, non ho voluto truccare... cioè non ho voluto mettere ovviamente mascara perché volevo che si vedesse proprio partendo da zero il tutto, e poi non ho truccato tantissimo gli occhi, tipo anche sotto non ho messo ombretto, ho messo solo un marroncino chiaro leggero nella piega perché volevo che riusciste a vedere perfettamente il risultato del mascara. Naturalmente in questo video cercheremo di fare un effetto quanto più esagerato possibile, ma può magari essere un buon mascara anche per chi non vuole un effetto ciglia lunghe fino alla guancia, naturalmente, ma noi lo porteremo all'estremo per vedere quello che riesce a fare. Credo che a questo punto il mascara sia asciutto, che se ci passo il dito non ho residui, quindi credo... sì. Credo che sia asciutto. Sì, dai, secondo me può andare e possiamo... oh mio Dio, che emozione! Possiamo passare al nostro kit. Allora, primo step, come dicevano, prendiamo il gel che, vedete, è di questa stranissima consistenza perché sembra come un mascara. Adesso non so se è a fuoco. Sembra un mascara, ma ha una consistenza molto più... cremosa e proprio appunto stile gel. Iniziamo allora, poi dobbiamo essere molto molto rapidi, preparo già le mie fibre qua accanto perché appunto dobbiamo essere super super veloci, perché non dobbiamo farlo asciugare il gel, ma dobbiamo andare direttamente con le fibre. Ok, let's go. Non mi sembra che stia lasciando alcun tipo di prodotto in realtà sulle ciglia, spero di sbagliarmi. Che lo vedo molto presente nella punta dello scovolino, ma non sul resto appunto del pettinino. Forse mi sbaglio. Credo che il prodotto ci sia e come, perché le vedo più spesse e più nere. Quindi il prodotto effettivamente c'è. Tende un po' appunto a formare questi grumuletti, che adesso con l'aiuto di un paio di forbici andremo un po' a dividere, anzi facciamolo subito prima che si asciughi. Sì, lo so, non fatelo a casa ragazzi, con le forbici non va bene. Ho visto ragazze usare le pinzette, che forse è molto più sicuro rispetto a quello che faccio io, quindi non fatelo a casa, ma io ho abbastanza manualità quindi posso stare tranquilla. Adesso che abbiamo applicato il nostro gel, andiamo immediatamente ad applicare le nostre fibre, che appunto vedete sono molto strane, ed è come, non so se riesco a metterlo a fuoco, queste sono le fibre, sono insomma simili alle classiche fibre in realtà che si vanno ad applicare sugli occhi solitamente. Vediamo un po' se riusciamo ad ottenere questo effetto allungante. Wow, ho sempre avuto un po' un problema con le fibre perché mi finiscono sempre negli occhi, quindi cerco di lasciare gli occhi, magari tenerli socchiusi. Vediamo un po'. Ok, beh, senza dubbio un bel effetto volumizzante e
nero forte, cioè lo dà, perché voglio dire, guardate un po' la differenza con una sola passata da un occhio all'altro, è stupefacente. Ora dobbiamo andare, mi sa senza lasciare che si asciughi, vero? Sì. Andiamo a riapplicare il gel come da istruzioni e vediamo un po' il risultato. Questa è soltanto naturalmente la prima passata, dovremmo farne tante tante altre prima di vedere l'effetto che voglio raggiungere io, cioè quell'effetto super esagerato, super lungo, super pazzesco che ho visto nei video di queste ragazze asiatiche che riuscivano a fare miracoli con questo prodotto. È parecchio, parecchio wow questo effetto. E no, non è un video sponsorizzato, e ci tengo a precisare che non è assolutamente sponsorizzato, ma per me è super. Allora, ritorniamo alle ciglia inferiori. Sono sempre sfocata, cioè videocamera, deciditi. Allora, mi metti a fuoco o no? Una buona volta, ok. Adesso litigherò con la videocamera. Andiamo a fare la stessa cosa anche con le ciglia inferiori. Quindi applichiamo uno strato generoso di gel. Sto colorando anche tutta la rima inferiore, sto facendo un patatrack. Ma mi sto concentrando molto sulla lunghezza delle ciglia, perché tra l'altro l'ho sbavato anche tutto l'occhio, ma vabbè, sorvoliamo. Ok, e visto che devo muovermi prima di farlo asciugare, andiamo subito 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 ad applicare le fibre. Wow, devo dire che davvero già solo con una passata le ciglia sono molto molto lunghe, sicuramente un effetto molto esagerato, non per, che ne so, per andare al supermercato, però beh, perché no, insomma, se a uno piace. È più un effetto ciglia finta che è un effetto naturale sicuramente, e non è semplice visto che sto sbavando anche ovunque come se non ci fosse un domani e senza un perché, però il suo effetto questo prodotto ce l'ha sicuramente. Cioè, guardate che roba! È abbastanza assurdo. Fa quasi impressione. Ok, io direi che ascolteremo le istruzioni in questo caso e lascerò quest'occhio normale con il mio mascara, che ricordatevi che già solo il mascara di per sé mi allunga tantissimo le ciglia. Cioè, ricordatevi com'erano prima, praticamente inesistenti. Già con il mascara, in realtà, se non mi acceco, già con il mascara in realtà le ciglia sono lunghissime, quindi cioè da questa parte sono veramente veramente esagerate. Comunque, appunto, c'era scritto di andare a togliere i grumi e formare tipo dei, questo l'aveva detto una ragazza in un altro video, cioè diceva di praticamente formare dei piccoli ciuffetti tra le ciglia in modo che fosse più semplice allungarle. Quindi cerchiamo di fare la stessa cosa che ha fatto lei. Seconda passata, ho lasciato che si asciugassero un pochino, quindi seconda passata vado a riapplicare il gel e poi di nuovo subito dopo le fibre e subito dopo di nuovo il gel. Tra l'altro avevo appena ripulito l'occhio da tutte le macchie ed ho già combinato un nuovo disastro. Però devo dire che questa cosa sta funzionando. Non sono ordinate, quindi sicuramente dovrei perfezionare la tecnica, perché è più complicato di quanto sembri, ma sicuramente sono smisurate. Non avevo mai, mai visto una cosa del genere. Ok ragazzi, vabbè, ho dovuto togliere tutto il trucco sotto l'occhio perché continuavo a macchiarmi, e anche qua tra l'altro. Comunque, siamo alla quarta passata e l'effetto è questo. È veramente veramente incasinato, nel senso che
è molto molto complicato andare a pettinare le ciglia, però oggi noi non vogliamo un effetto normale pettinato, ok? Sto cercando di rendere le ciglia chilometriche e quindi voglio vedere se fino a che punto riusciamo ad arrivare umanamente, ok? Quindi questa è la quarta passata, continuiamo e vediamo che cosa riusciamo a fare. Non è semplice e sono passati circa 25 minuti, ma ce la faremo, sono fiduciosa. Ok ragazzi, questa è tipo la 11ª passata, è successo il disastro, nel senso che sopra, se continuavo ad applicarlo, non faceva altro che creare grumi. Sotto invece, ecco, un pezzetto si è staccato, sotto invece è successo questo, nel senso che si sono formati dei grumi e poi il mascara e le fibre formano queste, tipo queste sottilissime linee, non so come chiamarle, queste sottilissime appunto ciglia. E vabbè, ora devo dire, noi abbiamo caricato ed esagerato e l'effetto è assurdo a dir poco, cioè è veramente assurdo. È incasinatissimo ai massimi livelli, però naturalmente se ne facciamo un uso, nel frattempo cerco di pulire leggermente, se ne facciamo un uso non così spropositato, secondo me in realtà è una specie di mascara miracolo davvero. E adesso questi pezzetti stanno cadendo perché mi toccano l'occhio, è veramente veramente assurdo, però devo dire che è pazzesco, è assurdo. Adesso giudicate voi, io naturalmente ho fatto un patatrack, quindi secondo me è un po' un fail questo video, però il prodotto in sé, se imparo ad usarlo decentemente, sicuramente può fare miracoli, perché veramente le ciglia te le rende, cioè giudicate voi, non conosco una parola per descrivere, un aggettivo per descrivere questo effetto. Da valutare quantomeno e da provare per magari appunto farci qualche prova e testarlo e trovare il compromesso adatto. Questo è quanto per il video di oggi, abbiamo testato questo mascara da lontano, sembra ancora più assurda. Abbiamo testato questo mascara, ragazzi, fibre e gel di Unique. Devo dire che era più complicato di quanto pensassi e comunque pensavo fosse complicato, ci ho perso più di un'ora. Comunque giudicate voi, questo video esperimento è stato divertente, strano, sicuramente un prodotto bizzarro a dir poco. Comunque questo è quanto, noi ci vediamo domani e vi filmerò il video con le reazioni agli youtuber che non seguo, quindi scopriremo degli youtuber nuovi, tutti molto sopra le righe, molto bizzarri. Questo è quanto, mia family, vi mando un bacio grandissimo, sì, sono tutta impiastricciata, comunque no, un bacio grandissimo, un abbraccio forte 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 perché vi voglio tanto bene e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!